Benvenuti, come sempre Teleracconto inizia con quello che è il programma delle manifestazioni di questa settimana e visto che siamo in agosto ce ne sono veramente tante. A Santa Veneranda di Pesaro c'è la festa del Basilico fino al 4 agosto, quindi fino a domenica e parte il 1 agosto. A Barchi di Terre Roveresche c'è invece la tavlata sul Castel, solo una data, il 4 agosto, domenica, ed è caratterizzata da 250 metri, è una tavolata intera, unica, 250 metri di gusto, la chiamano così. A San Vito sul Cesano di San Lorenzo in Campo, il 2 agosto, solo il 2 agosto, c'è la Sagra della Bruschetta. A Cagli c'è un evento molto particolare, si chiama Bosco, Bagno e Carbonara ed è solo il 3 agosto. In pratica c'è un'escursione intorno al fiume Bosso, quindi vedere la natura, i boschi che lo circondano, poi c'è la possibilità di fare il bagno anche al fiume e poi si conclude la giornata con una meravigliosa carbonara di cui Cagli ormai è un po' il punto di riferimento. A Fano c'è la 65esima festa del mare dal 2 al 4 agosto con la notte del mare pensata per i più giovani sabato 3 agosto. A Frontino dal 2 al 4 agosto c'è il trionfo del tartufo nero. A San Vito sul Cesano 2 e 4 agosto dal 2 al 4 c'è la Sagra della Bruschetta. Vi segnalo poi un evento che fuoriesce dal nostro territorio di competenza ma è molto 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 bello e particolare. Si tiene a Campocavallo di Osimo ed è la festa del covo. È un'opera straordinariamente bella ma anche molto laboriosa perché ogni anno riproducono per questa festa una cattedrale d'Italia a dimensioni gigantesche, tutta intrecciata di spighe di grano e paglia. È un'opera colossale che si vede solo una volta, per cui vale veramente la pena di vederla. Quindi, ripeto, Campocavallo di Osimo, la festa del covo, 4 agosto, e quest'anno viene riprodotto con questo sistema di spighe di grano il Duomo di Siena. A Casine di Ostra c'è la 28esima sagra delle pappardelle al cinghiale dal 2, attenzione, fino al 7 agosto, quindi anche ad inizio della prossima settimana. E così sempre dal 4 al 7 a Gradara c'è The Magic Castle. A Rosciano di Fano c'è invece una serata d'estate dedicata a Open House, con la raccolta di fondi, è una società, organizzazione no profit, quindi dicevo sera d'estate solo il 3 agosto. A Campiano di Talamello anche qui c'è una manifestazione molto singolare, si chiama Valmarecchia in mongolfiera in volo frenato. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle mongolfiere che fanno salire della gente ma che non volano, cioè non vanno distante perché hanno un fermo, una fune che le tiene legate al luogo appunto dove vengono elevate. Questa è una situazione, un evento, una manifestazione che si tiene il 3 agosto. A Stacciola di San Costanzo c'è la 37esima sagra della crescia cotta col forno a legna il 3 e 4 agosto. A Cagli inizia il famosissimo Palio dell'Oca con il Palio dei Mezzanini, cioè delle persone di un pochino più giovani, 16-24 anni se non erro, il 3 agosto e il 4 agosto invece c'è il Pagliotto dei Bambini, anche questo è molto singolare. A Petriano c'è la Festa del Baghin dal 3 al 5 agosto. E poi vi ricordo l'Arena BCC che sapete patrocina la nostra trasmissione, il nostro teleracconto. Il 2 di agosto c'è il San Costanzo Show e poi il 4 agosto vi segnalo anche l'operetta La Vedova Allegra, molto singolare, molto bella. Ultimamente anche un pochino introvabile, una volta girava nei teatri della nostra provincia, ora è un po' passata questa moda, quindi questa è l'occasione per tornare a vedere questa operetta molto molto famosa. E poi diamo il benvenuto agli ospiti che abbiamo qui in studio e con i quali approfondiremo due altri eventi. Benvenuto a Luciano Cecchini, presidente degli alberghi consorziati di Fano, benvenuto. Benvenuti. E poi benvenuto a Giacomo Grandicelli, presidente della Proloco Fano Fortune, che invece ci aiuterà a capire meglio in giro per Fano.
Bene, bene, io direi di iniziare da Luciano Cecchini. Luciano Cecchini è venuto per parlarci di un progetto che gli alberghi consorziati di Fano tirano avanti, portano avanti, questa è la maniera più esatta di parlare l'italiano, portano avanti da 12 anni e che si chiama Itineris. Ho anche la locandina che voi troverete negli uffici informazioni e non solo, perché è possibile trovarla anche in tutti gli alberghi, camping, eccetera. Questa è la locandina che promuove appunto Itineris. Ma andiamo con ordine, Luciano Cecchini. Alberghi consorziati, che cosa è? È un gruppo di albergatori che hanno formato questo consorzio, ormai sono quasi 40 anni del consorzio che è stato formato a Fano, che hanno collaborato sempre per portare più gente possibile, ma portare avanti anche il discorso degli eventi sportivi, gli eventi culturali. Per noi è una cosa molto importante anche vendere il nostro territorio, perché Itineris è proprio nato per vendere l'entroterra. E qui arrivo al dunque, perché stavo leggendo proprio questi giorni, no? Una volta il turismo era, la motivazione per cui si faceva turismo era il mare. Da un po' di anni, a questa parte devo dire da un po' di anni, non proprio recentemente, al primo posto delle motivazioni per la scelta delle mete turistiche è la cultura, quindi i festival, le mostre d'arte, i luoghi d'arte. E la balnearità è finita al secondo posto. Adesso, da una decina d'anni a questa parte, c'è sempre la cultura al primo posto e il balneare fa a lotta con l'enogastronomia. Non si sa bene se l'enogastronomia è al secondo o al terzo posto. Quindi c'è questa situazione di mare che si è venuta un po' a perdere, vero? Sì, anzi, ti dico, il turista adesso non vuole più il pacchetto confezionato. Il turista vuole qualcosa di nuovo. Noi italiani, ma anche gli stranieri, che quando tornano a casa devono trovare naturalmente un qualcosa da raccontare agli amici che non l'hanno fatto loro. Una volta andava di moda il pacchetto a livello di villaggi turistici dove facevano l'animazione, invece adesso il turista ricerca proprio i profumi, un qualcosa che lascia veramente ottimi ricordi, ma non più il discorso dei ricordi, un'avventura nuova. Noi dalla Gola del Furlo ai Bronzi di Pergola a Mondavio, tutti questi paesini che quando portiamo i turisti rimangono scioccati. Noi sono bellezze, insomma, che difficilmente si trovano. Ma non solo il fatto della bellezza, riescono a scoprire quel gusto e quella tipicità dei nostri prodotti, anche l'enogastronomia, certo, come hai detto, ne fa da padrona. Ma non solo quello, anche le caratteristiche dei nostri borghi, perché sono uniche. Certo. La chiesina, il castello. Il piccolo quello alimentare, il piccolo, bravo, produttore. Difatti, tempo fa abbiamo fatto il gusto dei borghi proprio per incentivare anche la Regione Marche, anche lo Stato italiano, di dare incentivi a queste piccole bottegucce che stanno sparendo, che è il profumo della, certo, nostra realtà del borgo. Devono assolutamente esistere e resistere. Luciano, Itineris è nato proprio per questo, tant'è che leggo escursioni tra mare e terra, percorso enogastronomico nelle terre del gusto. Noi naturalmente tutte le strutture ricettive e non, perché anche case private, anche i fanesi vengono spesso a Itineris, perché? Perché scoprono anche delle cose nuove o dei borghi nuovi che non pensavano di non trovare. Non avevano mai visto, no? Mai, mai. Come si dice, hai le cose sotto il naso e non te ne accorgi, per cui se c'è qualcuno che te le fa vedere e magari te le descrive anche in maniera esatta. Noi, come ti dico, tutti gli anni che abbiamo fatto Itineris abbiamo superato le 1100, le 1200 persone in questi luoghi, ma diamo anche ossigeno a queste piccole bottegucce, anche queste piccole attività, gli artigiani, perché tutti i turisti che vengono
qualcosa portano a casa. Certo, mi chiedevo Luciano, adesso con il caldo di questi ultimi giorni magari la gente preferisce un po' bagnarsi, diciamo, nelle acque del nostro Adriatico, ma c'è appunto questa voglia di andare, questa voglia di scoprire? Ma tantissima, perché come ti ripetevo prima, è il discorso dell'esperienziale, di questo profumo del turismo nuovo, perché la gente vuol conoscere anche il nostro territorio. Prima è vero, negli anni 60-70 avevamo quel turismo ombrellone, sdraia, certo, e mare chiuso. Invece adesso il turista vuol conoscere, vuol vedere e vuol sapere e vuol riportare quella caratteristica, quel prodotto. Noi, come giorni fa, abbiamo fatto alcune escursioni a Cartoceto, abbiamo fatto assaggiare il nostro olio, certo, DOP, abbiamo portato a Urbino, tra la Crescia e il formaggio, certo, la gente rimane veramente entusiasta. Senti, la curiosità mia, ma è anche un po' il discorso che stiamo facendo, come sta andando il turismo? Allora, bisogna dire che il potere d'acquisto degli italiani un po' non è più quello di una volta. Però il profumo della vacanza, l'italiano deve fare o 2 giorni o 3 giorni, non è più il turismo di una volta di 15 giorni, certo, o il mese. Fanno questi weekend perché naturalmente hanno bisogno di staccare la spina. Certo. Staccare la spina vuol dire anche 3 giorni, 4 giorni. Però sì, bisogna dire che noi il discorso del turismo nostro è un turismo familiare, uh-huh, e stiamo vendendo molto bene il discorso della tranquillità, uh-huh, e quello è un bel fiore all'occhiello. Okay. Perché aiuta molto anche, no, la bandiera blu, credo. No? Bandiera blu, ma anche il discorso della nuova gastronomia, certo, i famosi piatti tipici che abbiamo, sì, cotti dai marinai dell'entroterra. Certo. Poi anche quello che è, come Itineris quest'anno ha agganciato il discorso della marineria. Il discorso della marineria sta portando ottimi risultati con il Borgo del Gugul, certo, abbiamo anche la fortuna di avere la sorella della barca di Dalla a far vedere ai turisti e non solo quello. Tutti i particolari che rendono, no, la vacanza indimenticabile, bravo, e soprattutto occorre sempre parlare di fidelizzazione, cioè noi dobbiamo fare in modo che il turista torni, non vada via e venga una sola volta in modo così nomade. Ah, vi faccio rivedere di nuovo questa locandina, Itineris, quindi la trovate, ripeto, su tutti i punti di informazione. Se volete partecipare qui nella locandina trovate anche il numero telefonico, non dovete far altro che prenotare e seguire le regole, che sono pochissime. Grazie Luciano, grazie. Grazie a voi. Presidente, invece veniamo al proloco Fano Fortune. Io ho una curiosità da togliermi. Mi ricordo che quando è nata la proloco di Fano ci sono state delle voci dissonanti, no? Qualcheduno che ha creato la piccola polemicuccia che c'è sempre in Italia, che dice, beh, una grande città come Fano, che bisogno ha di una proloco? Invece io credo, non so se sbaglio, ma non credo di sbagliare, che avete dimostrato nel corso degli anni che proprio ci voleva la proloco. Sì, no, effettivamente la proloco a Fano ha dato sicuramente un passo un pochettino diverso per quanto riguarda gli eventi. È vero che stiamo parlando della terza città delle Marche, ma è anche vero che comunque sia il comune da solo non è in grado di gestire determinati eventi, o perlomeno è in grado giustamente di gestirli, però a livello burocratico, burocratico avrebbe sicuramente delle difficoltà maggiori, ma anche dal punto di vista economico, perché mi punto anche sul discorso economico, perché la Proloco ha la fortuna di avere comunque dei volontari, uh-huh, e questi volontari danno un valore aggiunto non indifferente, perché sono tutte persone che si mettono a disposizione per i vari eventi, per le varie manifestazioni, che a differenza magari della nostra situazione bisognerebbe comunque pagare delle persone, certo, e quindi anche a livello economico degli eventi costerebbero notevolmente di più. Il triplo. E a parte il fatto di mettere assieme quelli che sono i volontari che partecipano agli eventi eccetera, potrei dire che è il braccio operativo, il braccio proprio braccio nel senso di forza degli eventi che si tengono a Fano, la Proloco? Diciamo che
renderlo, trasformarlo proprio in braccio operativo, diciamo un po'... È riduttivo. No, è limitato, nel senso che la Proloco chiaramente organizza anche degli eventi suoi, chiamiamoli così, suoi perché li organizza la Proloco, non è che c'è dietro magari... Non è solo il braccio, ma anche la mente. Esatto, in alcune situazioni sì, sicuramente. Nel caso di In Giro per Fan, qui c'è anche la vostra mente? Qui diciamo c'è il braccio e la mente della Proloco, in tutti i sensi, perché In Giro per Fan è un evento totalmente della Proloco e l'abbiamo messo a disposizione chiaramente della città e questa cosa abbiamo visto che ha funzionato veramente tanto, anche perché, poi magari andremo più sul dettaglio, uniamo sia la parte culturale della nostra città, che è molto ricca, perché se andiamo nel centro storico di Fano, io penso che qualsiasi turista o anche parenti che non sono della nostra regione, che quando vengono a Fano rimangono veramente innamorati di quello che trovano nel nostro centro storico, e in più uniamo anche tutta la parte enogastronomica per quanto riguarda la nostra provincia. Ecco, io tento di riassumere il format in parole povere. Dunque, voi avete costruito questa scelta, avete selezionato i posti più belli di Fano. Quelli appunto che hanno anche dalla loro una base culturale importante. Poi avete creato delle sinergie con le altre manifestazioni, provo a dirne una, la Polenta di San Costanzo o tante altre. In ogni luogo bello di Fano avete messo un punto appunto gastronomico gestito da queste associazioni o comunque questi enti e poi vendete dei biglietti con i quali biglietti è possibile fare il giro di tutti questi luoghi bellissimi e poter mangiare questo, quello, quell'altro che sono stati preparati appunto in questi luoghi. È così? Sì, esatto. Guarda, hai riassunto in maniera abbastanza perfetta e precisa quello che riguarda appunto In Giro per Fan. E vorrei sottolineare una cosa che secondo me è molto molto importante. È vero che i punti, diciamo, chiamiamoli di ristoro, giusto per dare un riferimento, vengono gestiti dalle Proloco locali, e quindi hai fatto l'esempio di San Costanzo, ma abbiamo anche Acqualagno con il tartufo, abbiamo Mondolfo che appunto farà un punto per quanto riguarda la carne, abbiamo anche Urbania con il crostolo, e abbiamo anche la collaborazione di Monteporzio che cureranno la parte del più dolce, che è quella del gelato. Però oltre a questo c'è anche la partecipazione di tante associazioni che fanno parte della Proloco, perché la Proloco di Fano è molto particolare a differenza delle altre Proloco della nostra provincia, forse da questo punto di vista è anche unica. È praticamente un insieme di associazioni, cioè la Proloco di per sé è una sorta di cappello che racchiude... collante che racchiude tutte le associazioni. Tant'è che i soci della Proloco non sono solo le persone, ma sono anche le associazioni. Interessante. Questa è una cosa molto particolare e unica che diciamo, in parte viene anche un pochettino invidiata, perché unire tante teste, ma soprattutto tante realtà, ognuna delle quali fa delle manifestazioni durante l'anno, non è facile. Quindi c'è anche un rapporto di scambio, cioè queste associazioni aiutano per esempio In Giro per Fan, che è della Proloco, quindi di questo contenitore, ma la Proloco aiuta magari Malatesta Fano o altre situazioni di associazioni che appunto sono dentro. Esattamente. È uno scambio che fate, è interessante questo. Sì, no, questa cosa diciamo ha funzionato fin da subito e non a caso noi ogni anno abbiamo circa una ventina di associazioni che si affilano alla Proloco. E questa è una cosa molto bella. Quest'anno peraltro ne abbiamo avuto anche due nuove associazioni che parteciperanno ad In Giro per Fan ci daranno una mano in una postazione. Allora, facciamo vedere intanto la grafica di In Giro per Fan, anche qui ho una locandina. Quindi diciamo bene, Presidente, 8 agosto, quindi da che ora? Allora, l'apertura della distribuzione dei kit sarà alle 19. Quindi dalle 19 parte questa manifestazione. Specifico che dalle 19 alle 21, anche perché chiaramente noi dobbiamo dare un tempo massimo per poter preparare, insomma, ai cuochi che poi cucinano. Esattamente, anche perché comunque i prodotti che noi diamo sono prodotti fatti al momento e comunque sono prodotti caldi. Certo. Quindi non avrebbe senso andare per le lunghe. Anche perché ci andrebbe a perdere la qualità del prodotto. Certo. E tendo a precisare che i prodotti che vengono utilizzati sono delle eccellenze del territorio. Sì. Perché abbiamo parlato di polenta, abbiamo parlato di tartufo, abbiamo parlato del crostolo. Cioè ci sono tanti di quegli articoli, tanti di quei prodotti alimentari che secondo me sono la base
un pochettino di quello che è il territorio. Secondo me, a livello turistico, visto che prima giustamente abbiamo parlato di turismo, questa è una cosa che secondo me può aiutare tantissimo e può anche incentivare, tant'è che non a caso ancora non siamo partiti con la vendita dei biglietti, o perlomeno stiamo portando. Ecco, a proposito dei biglietti, quanto costano? Il biglietto costa 25 euro. Quindi in sostanza è il costo della cena? Esattamente. Ah, interessante. E dove si possono comprare? Allora, i biglietti si possono comprare un po' dappertutto? Ma ci sono dei punti vendita ben definiti, abbiamo gli alberghi consorziati che hanno, come ogni anno, ci danno un grandissimo supporto, abbiamo i punti yacht, abbiamo il forno all'arte bianca, abbiamo la... E via discorrendo, insomma, sono tanti... Ce ne sono diversi, il bar della cooperativa e anche la Proloco di Faro, chiaramente. C'è un sito dove si può vedere? Si può andare a vedere Facebook. Sulle pagine Facebook della Proloco di Faro. Ah, quindi Facebook Proloco Fano. E anche Destinazione Fano. Destinazione Fano, e lì si trovano tutte le informazioni. Vorrei soltanto dire un'ultima cosa. La novità di quest'anno è che abbiamo aperto un pochettino, diciamo, la visione anche alle persone che hanno problemi con il glutine. Ah, ok. Quindi ci saranno delle postazioni ad hoc, perché chiaramente non devono essere contaminati i prodotti, quindi saranno ben definiti, e dove la gente che ha queste intolleranze ha la possibilità di partecipare insieme ai propri amici. Comunque di vivere la giornata, la serata. Esattamente. Bene, avete due motivi aggiunti a quelli che erano invece inseriti nell'elenco iniziale della trasmissione. Quindi Itineris, alberghi consorziati di Fano per visitare il nostro territorio e fare degustazioni molto pregiate, e In Giro per Fan l'8 agosto dalle 19 fino alle 21 per cenare vedendo le bellezze di Fano. Vi ringrazio tantissimo gli ospiti di questa puntata di Teleracconto, grazie a voi che ci avete seguito, non avete che da riseguirci, continuare a seguirci durante le repliche di questa trasmissione o comunque la prossima settimana, il mercoledì dopo le 20 e prima di Occhio alla Notizia. Buon lavoro alla redazione che ora avrà spazio nelle onde, nello studio di Fano TV. Grazie a tutti voi, ciao!